critiche ci suggeriscono tre azioni: cercare due pietre distinte, ma simili e compatibili, poi mettere della propria energia nell'azione di strofinamento e infine sapere che andranno persi dei frammenti. E così una mattina ci fu uno di quegli incontri che avrebbero cambiato la mia vita. Un po' come quando un ragazzo si innamora, non decide lui di innamorarsi, accade. Di avere la possibilità che qualcuno ti guardi da un'altra angolazione. E io ringrazio Giuseppe, Ines, Francesca, Vania, tutte queste persone con cui ho camminato al loro fianco. Mostrando la gioia di quello che si sta facendo, dallo studio al lavoro, l'attività di volontariato. Sorridendo ai compagni di viaggio. Facendo capire ad una persona qual è il suo reale bisogno. Il Vangelo di sicuro è un grosso spunto per le nostre idee di bene. Accompagnando l'altro alla scoperta dei suoi talenti. Viene in mente uscire di casa, uscire dal proprio orticello e mettere in pratica gli insegnamenti del Vangelo. Secondo me bisogna mettersi in gioco, tipo Yes Man.